Amiche e amici di Politicamente, ben trovati. Dopo tanto tempo siamo di nuovo online per parlare, per approfondire un po' i temi caldi che vediamo in questi giorni. Oggi parliamo di trasporti, parliamo soprattutto dell'aeroporto di Alghero, non solo, parleremo anche del territorio del nord-ovest. Come sapete, ad Alghero è tornata, possiamo la chiamare la compagnia di bandiera ITA, che collegherà sia Roma con Milano con la comunità territoriale. Vi presento subito i nostri ospiti, che sono Umberto Borlotti. Buonasera Umberto, benvenuto. Buonasera a tutti. Abbiamo Arnaldo Boeddu, segretario generale della FIT CISL, giusto Arnaldo? Sì, no, Filti CGL però, FIT non CISL, CGL, Filti no, CGL, sì, CISL della è la scatola. concorrenza. Poi abbiamo Giovanni Dore, che è il consulente dell'assessorato dei trasporti, consulente dell'assessorato ai trasporti della Regione Autonoma Sardegna. Poi abbiamo il Buonasera a mio, tutti. buonasera, Buonasera. abbiamo il mio grande amico fratello di Cagliari, Sandro Usai, Big Data Umano, come lo chiamo sempre io, il grande analista Grazie. dei numeri, che stasera ci darà una grande mano. Abbiamo l'onorevole Salvatore De Ida, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, giusto? Buonasera a tutti, sei giustissimo. E siccome parliamo anche di territorio del nord-ovest, legato soprattutto al turismo, abbiamo con noi anche Stefano Lubrano, imprenditore turistico, già presidente di Confindustria Nord Sardegna, già anche sindaco Buonasera. di Alghero, già tante cose. Buonasera Stefano. Allora, io direi di iniziare subito Buonasera, con. grazie a tutti. Buonasera, direi di iniziare subito con Giovanni Dore, perché a Giovanni volevo chiederle questo: come si costruisce un bando così abbastanza complicato per la continuità territoriale? So che lei ha il potere della sintesi, per cui riuscirà a darci delle indicazioni in un tempo ragionevole. Allora, intanto ho per fare anche una battuta, le dico che il bando della continuità territoriale che è stato appena aggiudicato, questo più recente, ma soprattutto quelli precedenti, sono nati in un battibaleno, nel senso che semplicemente si è deciso, tra l'altro a cavallo nel cambio di giunta col decreto ministeriale. Che è avvenuto addirittura prima, è stato spedito prima che l'assessore Manca prendesse servizio, quindi poi successivamente tutti quanti noi, si è deciso semplicemente di prorogare il decreto ministeriale precedente e gli ordini di servizio pubblico come li avevamo conosciuti e quindi semplicemente nei tempi successivi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale prima gli avvisi e poi è stato bandito la gara vera e propria, la prima è andata, come dire, a buon fine con l'aggiudicazione dei servizi su Olbia e Cagliari, quest'estate, quello di Alghero invece è andato deserto e qui c'è stata invece una novità in tempi ugualmente rapidissimi, anziché fare un bando in emergenza, che avrebbe consentito una modifica solo proporzionalmente piuttosto bassa, mi sembra intorno al 10% importo a base d'asta, si è deciso a tempo di record di ribandire un'altra gara ex novo, riutilizzando sempre gli stessi parametri, come dire, regolamentari, fatto salva una revisione sostanziale, per fortuna proficua, della base d'asta, che è stata implementata di circa il 30% e che poi ha portato alla aggiudicazione di questi giorni a favore, come ha detto lei, della compagnia di bandiera per Alghero, sia su Roma che su Milano. Su Roma c'è stato anche un concorso con Volotea e su Milano invece c'è stata un'offerta sola. In sintesi, giusto per capire quello che stiamo facendo e quello che verrà fatto in futuro, i tempi sono dettati sempre dal regolamento europeo, il 1008 del 2008, quindi abbiamo un obbligo di fare una pubblicazione quantomeno 6 mesi prima della partenza del servizio effettivo, evitando che questo comporti un buco con quello che viene svolto in corso d'opera, perché altrimenti si rischia che poi di finire nel libero mercato, seppure per un lasso temporale
risicato. Quindi bisogna sempre cercare di pubblicare 6 mesi prima della scadenza del bando precedente. Dopodiché quello che stiamo facendo noi è esserci riguardato, riletto e ristudiato tutte le carte degli ultimi 5-6 anni che sono state fatte in assessorato. Per contro ci sono degli studi approfonditi anche da parte di alcuni advisor su tutto il traffico che si è svolto in questi anni, sul eventuale o no fallimento di mercato sulle rotte che conosciamo, quelle storiche, e anche su eventuali rotte terze. Adesso non voglio anticipare nel dettaglio tutti gli studi che sono stati fatti, e da parte nostra abbiamo deciso di rianalizzare e rivedere tutto il bando, perché ci si è resi conto che il bando attuale ha dei limiti, soprattutto per la individuazione e selezione dei soggetti che poi vengono chiamati a fare le offerte, e per la tipologia quantitativa e qualitativa del servizio, che essendo eccessivamente ridotta e risicata, poi determina un abbassamento dell'offerta, e quindi si gioca solamente sull'offerta economica, mentre sappiamo che nel nostro ordinamento si può andare anche con l'offerta economicamente più vantaggiosa, che premia di più la parte della, come dire, della qualità del servizio, piuttosto che non solamente... Avete dato molto risalto alla parte tecnica, questo bando, giusto? Stiamo cercando di dare molto risalto alla parte tecnica, proprio per avere un servizio all'altezza di quello che l'utenza ha richiesto. Sono state fatte anche numerosissime interviste da parte degli advisor nei confronti degli utenti, sia residenti che non residenti, quindi abbiamo anche un quadro effettivo di quelli che sono i desiderata della gente. Ma insomma, poi spesso lo possiamo anche vedere tutti i giorni anche sui social o alla televisione, sui giornali, quello che la gente lamenta in materia di trasporto aereo. Ok, perfetto. Sandro, chiamo in causa te perché recentemente tu hai portato alla luce su un post sulla tua pagina Facebook delle cifre che sono state messe a disposizione per ogni singolo residente. Ce ne puoi parlare? Perché lì viene fuori una cosa interessante. Ma io ho fatto un calcolo collegato all'ampliamento della base d'asta che ha fatto la Regione, che è stata costretta per, diciamo, per convincere i vettori a partecipare. Con la tratta su Roma ci ritroviamo un finanziamento in questo momento di 52 euro a passeggero residente, contro i 53 che sono quelli della tariffa. Quindi, diciamo, è dovuto tirare su molto il valore del bando. Il territorio sicuramente merita molta considerazione, però questo è anche un dato che dovrebbe poi far pensare. Cioè, la Regione ha dovuto fare una cosa incredibile per convincere i vettori ad andare ad Alghero, perché ad esempio su altre tratte, Cagliari, va bene, chiaramente c'è molta polpa, e l'abbiamo visto anche lo sconto che ha fatto. Quindi la Regione, in termini di rischio di impresa che deve coprire sui debiti che può accumulare il vettore, ad Alghero si gioca 7 milioni di euro, a Cagliari se ne gioca molto meno. Quindi questo è un ragionamento che poi va fatto e va portato anche per fare un'analisi sul territorio, perché se devo continuamente, o lo devo, diciamo, aiutare così il territorio, che va aiutato perché altrimenti rimaneva senza aerei, quindi questo va detto, io sono d'accordo, però si chiedano soprattutto la politica, che devono fare le politiche di sviluppo del territorio per convincere di più i vettori a essere presenti e a sfidarsi per essere presenti ad Alghero. Qui sicuramente si introduce un'analisi che va assolutamente approfondita e va capito che cosa è successo. Ecco, onorevole Deida, siamo diventati un territorio che, diciamo così, vive di assistenzialismo sotto questo punto di vista, perché questi numeri freddi letti così potrebbero poter pensare a questo. Cioè, abbiamo avuto bisogno veramente di mettere tanti soldi per far arrivare le compagnie su Alghero. E poi perché secondo lei Alghero non è così, diciamo così, attrattivo per le compagnie? Preferiscono magari andare nella vicina Gallura. Poi analizzeremo alcuni numeri interessanti tra nord-ovest e nord-est.
Buonasera, guardi, io non lo chiamerei assistenzialismo, direi che noi in Sardegna abbiamo tre aeroporti, Cagliari, Olbia e Alghero, e ovviamente ognuno con le sue specificità. Io da tempo ho rimarcato come Alghero è sempre stato un aeroporto che deve recuperare una sua unicità. Ricordo che Alghero è sempre stata la porta, per esempio, per i voli all'estero, si facevano i pullman da Cagliari. E utilizzare e approcciarsi ai tre aeroporti nello stesso modo sicuramente si faceva un torto perché il mercato aereo è cambiato da tempo, non ci sono più compagnie di bandiera, non c'è più una compagnia di bandiera tradizionale, ma i primi vettori sono dei vettori che vanno a contare anche il minimo costo. E Alghero rispetto per esempio a Olbia, a Cagliari, è quella che è più lontana per esempio da Fiumicino e anche da Milano. Quindi la compagnia ti dice che ci sono maggiori costi all'ira poi quelli aeroportuali, per esempio per quanto riguarda l'ETS, quella che è la tassa, nuova tassa europea che si paga su ogni tratta europea all'interno dell'Unione Europea, per esempio Alghero su questo è più penalizzato. È un'altra questione che riguarda l'aeroporto di Alghero, è quella che per esempio molte compagnie, quelle appunto low cost, che puntano più all'estate che rispetto all'inverno, lamentano che il nord-ovest della Sardegna, per esempio, fanno il calcolo di quanti posti letto quel territorio, per esempio, può registrare. Per esempio, ovviamente Alghero ha una forte presenza comunque di hotel anche di alto livello, ma un problema che ho rimarcato ovviamente anche con le amministrazioni comunali è che tutto il nord-ovest deve fare squadra, deve fare un'offerta turistica unitaria, presentarsi unito. E sicuramente, per esempio, io quando ho detto sono stato a Sassari, ho detto è giusto che la Sassari Olbia può essere un volano per lo sviluppo, ma attenzione che se non si fa squadra verso anche l'aeroporto di Alghero, se l'utente è più facilitato ad arrivare a Olbia, ovviamente andrà a Olbia e non andrà invece verso l'aeroporto di Alghero, quando invece bisogna fare dei discorsi che aiutino l'aeroporto di Alghero a svilupparsi, anche con offerte turistiche, guardando verso Bosa, ma anche tutto il nord-ovest, perché poi comunque anche nell'offerta turistica le compagnie a torto e a ragione ti fanno il calcolo di quanti posti letto hanno a disposizione. La Gallura in questo viene premiata. Cagliari vive anche per il bacino di popolazione che ha, ma anche Cagliari sta sviluppando una catena alberghiera comunque di alta qualità e anche alta richiesta. Bisogna fare un discorso di sistema, ma ripeto, Alghero non vive di assistenzialismo, va compensato il fatto che in questo momento costa di più rispetto ad andare a Milano e a Fiumicino. Infatti, con i discorsi con le compagnie non hanno mai deprezzato Alghero in quanto l'aeroporto o la località o il nord-ovest, è semplicemente un mero calcolo economico, tenendo conto che, per esempio, se magari si aprissero delle nuove rotte verso magari la parte più occidentale, sicuramente costerebbe meno di quanto alle compagnie costerebbe andare a Olbia o a Cagliari. Perfetto, grazie onorevole. Chiamo Umberto Borlotti. Tu hai vissuto, eri direttore generale di Sogeal, tante continuità territoriali. Si sono evolute nel tempo oppure sono rimaste sempre uguali e non hanno, diciamo, risolto del tutto i problemi legati al trasporto aereo? Diciamo che la continuità territoriale da quando è entrata in esercizio nel 2000, nel 2001, questo è stato l'anno, sostanzialmente ha tombato un'esigenza primaria, quello di avere delle certezze di orari, di rotte e di importi. E questo era un fattore importantissimo per l'utenza residente. È chiaro che sono passati 14 anni, il mondo aeronautico si è stravolto, la continuità territoriale con fasi alterne, si è cercato di mettere delle innovazioni, ma erano piccole cose che non hanno risolto, non hanno stravolto il motivo principale. E con lo cambio dello scenario dei vettori, perché quando è nata
è nata in un regime di diversi vettori nazionali forti, bandiera o non bandiera, comunque all'Italia, Meridiana e altri, Volare, c'era tutto un proliferare di vettori nazionali. Nascevano i vettori low cost, cambiava la logica, dopodiché sono spariti i vettori nazionali che in qualche maniera garantivano alcuni equilibri finanziari e per l'utenza, ed è cominciato il grande problema. Oggi volare in sicurezza e a costi accettabili è il desiderato dei cittadini residenti in Sardegna e non solo, perché il volo interessa i residenti, i non residenti, i turisti, gli operatori commerciali, tante fasce, e bisogna approcciare assolutamente a un nuovo modello che però garantisca il minimo essenziale. Però anche quel minimo essenziale, secondo me, è cambiato nel tempo, perché è maturata sempre di più la necessità del collegamento point to point. Di fatto ormai il concetto del vettore low cost non esiste più sostanzialmente, perché i vettori ormai hanno delle tariffazioni basse, medie, alte. Anche ITA fa delle tariffazioni basse, spesso e volentieri, sulle tratte nazionali. Mentre l'esigenza di raggiungere talune destinazioni in campo nazionale, internazionale, col volo diretto, non col volo a canguro, pagando oltretutto doppie tasse di imbarco, spesso non avendo la possibilità di fare delle prosecuzioni e di avere delle riprotezioni, è un limite. Però bisogna fare i conti in punta di equilibrio tra le esigenze dei vettori e le disponibilità finanziarie. Io credo che in questo momento, non me ne voglia l'onorevole De Ida, perché certamente non è una responsabilità di questo momento politico di governo, lo Stato italiano si è lavato le mani come Ponzio Pilato quando è stato fatto l'accordo Stato-Regione a suo tempo e ha detto: adesso la palla ve la prendete voi, arrivederci e grazie. E gli altri stati, a me l'altro giorno mi ha così incuriosito un passaggio che non ricordavo bene, gli altri stati, prendo la Francia ha imposto gli oneri di servizio pubblico sul Parigi-Lourdes, cioè voglio dire, un bel miracolo, ma forse non era proprio un'esigenza di territori extra periferici, eccetera. Quindi è un problema della nazione Italia, dello Stato, riconoscere i limiti delle aree periferiche e insulari. Dopodiché bisogna scontrarsi col mercato e bisogna trovare delle soluzioni intelligenti. I sistemi aeroportuali sono fondamentali anche in questa trattativa, perché esistono due livelli di sistemi aeroportuali, quelli orientati al business e quelli orientati alla public utility. Alghero non sarà mai, permettetemi di dirlo, un aeroporto che farà business, perché il bacino di utenza, la posizione, il tipo di traffico è completamente diverso tra coloro che fanno acquisti di impulso e altro. Il passeggero che gravita sull'aeroporto di Alghero, la macchina parcheggia sulla strada pur di non pagare il parcheggio a pagamento. Quindi siamo una sorta di pronto soccorso, va bene, uno strumento dove si arriva e si parte velocemente, non ci sono attività. E quindi anche in questo senso l'unico momento in cui è stato fatto un ragionamento economico che ha portato i suoi frutti, come ricordava l'onorevole De Ida, è stato quando l'aeroporto a totale capitale pubblico ha potuto operare come nel principio del MEO, quindi il cosiddetto simula l'operatore di mercato, quindi finanziando dei voli ma traendone un vantaggio, perché più l'aeroporto ha traffico meno perde, ma non deve fare utili, deve pareggiare i costi. Quindi io credo che, come diceva l'onorevole De Ida prima, le specificità degli aeroporti vadano ben visti. E io sono molto preoccupato per quanto riguarda l'aeroporto di Alghero,
sulla ultimazione della strada Sassari-Olbia, perché Olbia ha necessità di avere tanto traffico invernale e si vede che molti vettori stanno investendo d'inverno anche. E quindi se non facciamo un'operazione ingegneristica e strategica fatta bene, potrebbero esserci problemi. L'arrivo di ITA è sicuramente positivissimo, bella operazione che è stata fatta, complimenti a tutti gli attori, perché risolve tanti problemi, non ultimo quello di poter trasportare i barellati, quello di poter portare le merci radioattive. Sono tante piccole cose che però per la collettività sono importanti. Anche la continuità, no? Anche la continuità. Le prosecuzioni, gli accordi interline, sono tutti fattori positivi aggiuntivi rispetto alla precedente gestione. Ecco, io devo chiamare il professor Devoto perché mi stava chiamando, ma vediamo un po' se riusciamo. E poi mettiamo... Professore? Eccomi qua. Oh, come sta? Bene, sono sulla Bari Lecce. Ah, non bene. Non ti prendo molto perché c'è un convegnetto domani con un mio collega anche di Milano sul trasporto aereo, perché bisogna sempre aggiornarsi e sempre studiare queste cose qua. Okay. Roberto, ti chiedo un intervento di 2 minuti, so che volevi dire qualcosa sulla continuità. Ok, allora io voglio dire una cosa importante, per me è importante, che sì. Il sistema che noi usiamo ormai da 22 anni è un sistema, io l'ho già detto tante volte, vecchio, obsoleto, non più al passo con la dinamica evolutiva del trasporto aereo, cioè molto più avanti il trasporto aereo del nostro sistema. Tant'è vero che anche sul giornale di Sassari, della nostra Sardegna, l'avvocato Di Palma, che è il presidente dell'ENAC, ha definito il nostro sistema addirittura fuori dal tempo. L'organo nazionale fuori dal tempo. Perché noi, con Cessandro, lo saluto, dottor Bollotti, saluto tutti i vostri ospiti, abbiamo già proposto un sistema misto, cioè che possa inizialmente aprire a più vettori, che con questo sistema i vettori vengono allontanati, non vengono attratti. Questo, ecco, volevo dire velocemente, anche perché non voglio trattenermi, visto sì. Che c'è il dottor Bollotti, però, che saluto, volevo anche dirgli il mio pensiero su Alghero. Alghero è un sistema abbastanza particolare, perché ha poco traffico, diciamo, soprattutto nel periodo invernale. Per cui io stavo pensando, se non fosse meglio, per attrarre i vettori, non farli mettergli troppe vincoli, cioè per esempio le partenze che non siano tutte alle 7, in modo che non ci sia il night stop che possa venire dopo, che ci sia un intervento esterno, magari regionale, per dividere il 50% del landing, e io sono sicuro che in questa maniera qualcosa riusciremo ad avere in più, perché anche con tipologia di aerei magari che non siano da 150 posti, ma anche da 100, da 88, perché molte volte il loro load factor è molto basso. L'ultima cosa che voglio dirti, e non ti prendo più tempo, sì, è che ho sentito in questo periodo tante cose che con la continuità territoriale c'entrano poco. Una fra tutte è questa polemica che è uscita fuori, secondo me più politica che altro, per l'intercontinentale. Cosa c'entra l'intercontinentale se anche il 1008 dell'Unione Europea dice che la continuità territoriale è un point to point, non è un hub and spoke, è un point to point. E d'altra parte, quando noi leggiamo i bandi regionali o europei, leggiamo Cagliari-Linate, Olbia-Fiumicino, non leggiamo Cagliari-New York via Roma, via Fiumicino, anche perché è difficilissimo avere un solo vettore che a Fiumicino. Quanti ne dovremmo avere vettori che poi ci portano in tutto il mondo? Dovremmo avere qualche americano, ITA, dovremmo avere China Southern per Pechino, gli accordi Interline con Doha per contattare andare a Doha, oppure con British, che non ce l'abbiamo più, neanche ITA ce l'ha più, potremmo andare a Manchester. Cioè dovremmo avere una serie di cose che non sono nella continuità territoriale. Ecco, questo io okay. Lo volevo
aspettare, perché sennò facciamo inutili polemica e non ci invece non ci concentriamo sulle cose importanti che sono queste. Io sono arrivato oggi, grazie, lo voglio dire, a Bari con Ryan, e al solito questi mascalzoni sono arrivati con 5 minuti di anticipo, però di anticipo. Va bene. Nonostante la loro aggressività, nonostante la loro molte volte, come posso dire, proprio non troppo faversoir, non sono, però ci fanno volare, altrimenti non ci sarebbe nessuno che ci fa, cioè in Italia hanno il 49% ormai del traffico nazionale, se non ci fossero loro rimarremmo tutti a terra, perché ormai non ci sono più vettori. Va bene, ecco, va bene, professore, grazie. Adesso io ho visto che il dottor Dore scuoteva un po' la testa, perché forse non è completamente d'accordo. Adesso lo facciamo intervenire. Se vuoi stare in linea, così almeno sì, senti la risposta. Grazie per la telefonata, prof. Un abbraccio. Prego, Giovanni. Non è che scuotevo la testa, stavo facendo Scusi un secondo, è collegata al telefono anche l'assessore dei trasporti, l'onorevole Manca, dopo le diamo la voce. Prego. Sì, stavo facendo delle riflessioni sui vari temi che ha lanciato il professor Devoto. Primo punto, continuità, come dire, vecchia e desueta. Gli strumenti alternativi che sono stati sperimentati in altre nazioni, ma anche oggetto di alcuni progetti meritevoli che sono stati fatti dall'Università di Cagliari, tra cui anche il professor Devoto, prevedono investimenti pubblici che non sono nemmeno minimamente comparabili con quelli attuali. Noi oggi abbiamo uno stanziamento di bilancio pari circa a 41 milioni solamente sul bilancio regionale sardo. La Corsica, che fa una continuità abbastanza simile alla nostra ma più massiva, ne spende 84 milioni avendo circa un quinto della popolazione sarda. La Spagna ne spende 200 milioni per una popolazione pari alla metà degli abitanti delle isole Baleari. E mi sembra che il progetto del professor Devoto e di altri professori prevedesse un investimento di circa 200 milioni. Quindi oggi come oggi noi con questi 40 milioni, che tra l'altro ottengono anche dei consistenti ribassi, stiamo assicurando, pur con i calcoli che giustamente ha fatto Sandro Usai, ma come abbiamo visto, dove c'è più ciccia ci sono ribassi maggiori, dove c'è meno ciccia ovviamente ci vuole un investimento pubblico. Noi dobbiamo dare una garanzia di mobilità agli abitanti della Sardegna, ma anche a quelli che vengono in Sardegna. Lo diciamo sempre, la continuità territoriale non deve essere vista come un unicum, ma è una sorta di infrastruttura virtuale che consente di avere trasferimenti costanti a prezzi calmierati per i residenti, e cercheremo anche di mettere dei prezzi massimi per il pubblico, perché su questo chiaramente è stato fatto un errore da parte di tutti, chi l'ha proposto, chi l'ha accettato e chi, se vogliamo, l'ha imposto da parte della Commissione Europea. Ma oggi come oggi, se noi rinunciamo alla continuità territoriale, siamo morti, perché è vero che c'è un'offerta di mercato anche abbastanza sviluppata e aggressiva, però sfido tutti quanti a svegliarsi la mattina con un volo che viene messo e tolto a distanza di un giorno o di una settimana, con un orario che magari, se una fascia oraria non è particolarmente interessante, viene lasciata vacante per 4, 5, 6, 7 ore, e anche su questo stiamo lavorando sulla implementazione delle fasce orarie, proprio per dare un servizio costante e, come dire, coerente con le esigenze di mobilità, che non siano mobilità estemporanee, ma che possano essere anche estemporanee ad horas, perché se a me mi chiamano domani mattina per fare un colloquio di lavoro e io non c'ho un volo domani, dopodomani
oppure cioè, me lo trovo a 300-400 euro, chiaramente io quel colloquio di lavoro non lo farò mai. Stessa cosa per una visita medica, stessa cosa per una riunione e persino anche per un appuntamento, chiamiamolo così, familiare o di svago. Per cui questa è la scelta. Il discorso point to point che è stato fatto non è che sia vietato, io su quello stavo facendo, non è che sia vietato al regolamento 1008, è prevista anche la possibilità di fare una continuità territoriale che abbia dei voli frazionati. Naturalmente, quindi io potrei fare una continuità territoriale che mi fa Cagliari-Roma, Roma-Venezia, per ipotesi, ma naturalmente il lavoro che devo fare per dimostrare l'utilità di questa tratta è doppio o anche triplo, ma poi lo posso anche fare. Altro è invece quella che è la richiesta e eventuale polemica che è stata fatta ultimamente, senza entrando nel dettaglio sulla questione Aeroitalia, ci si lamenta che da Cagliari probabilmente allo Stato si dovranno fare doppi check-in, doppio trasferimento dei bagagli e via dicendo, perché Aeroitalia è una piccola compagnia che non ha attualmente delle connessioni ulteriori al contrario di ITA. Ebbene, uno dei motivi che noi abbiamo riscontrato come carenza del bando è lo scarso punteggio e lo scarso peso che ha la capacità del vettore di avere ulteriori connessioni di rete o dirette, che naturalmente non entrano, come dire, nei requisiti fondamentali, cioè se tu non hai quella rete non partecipi, ma deve premiare una compagnia che offre un servizio di continuità territoriale che ti porta in tante parti d'Europa o del mondo, piuttosto che una compagnia che ti lascia a Fiumicino con armi e bagagli e dopodiché tu ti arrangi. Oggi come oggi le regole del bando erano queste, veniva riconosciuto un punteggio minimale, un domani pensiamo che possa essere diverso, quindi non ci sarà un obbligo di connessione per arrivare a New York, a Singapore e via dicendo, ma naturalmente un vettore che mi offre un bouquet di connessioni ulteriori certamente rende un servizio migliore a colui che si sposta da Cagliari verso Roma e Milano, ad esempio, e che non sempre si deve fermare a Roma e Milano. E questo vale anche per chi arriva in Sardegna. Okay. Grazie, dottor Dore. Allora, passo la parola adesso a Arnaldo che ancora non ha parlato e poi facciamo intervenire l'assessore Barbara Manca che si è collegata al telefono, la salutiamo. Buonasera assessore. Salve, buonasera, mi sentite? Sì. Sì, sì, la sentiamo. Adesso facciamo, do la parola ad Arnaldo che voglio sentire da lui il suo punto di vista, il punto di vista delle braccia di chi ci mette il lavoro. È stata dura contrattare questa continuità territoriale? Come sempre, di fatto i problemi insomma si sommano e si ripetono anche negli anni. Io però una piccola cronostoria la voglio fare di pochi secondi. Io ho conosciuto l'aeroporto di Alghero come l'aeroporto che era il meno stagionale rispetto a Cagliari e rispetto a Olbia. Noi avevamo la continuità territoriale come gli altri due scali, ma nel nord-ovest dell'isola, con l'avvento del low cost e con una grande lungimiranza, insomma, si fece in maniera che quel territorio fosse collegato con il resto d'Italia e con il resto dell'Europa, e quindi quel territorio si sviluppò, cosa che può fare soltanto, chiaramente, un territorio quando ha una società di gestione totalmente a capitale pubblico. La società di gestione, sì, capitava che qualche anno perdeva, ma qualche anno pareggiava o faceva pochissimi utili, però c'era un ritorno dal punto di vista occupazionale importante, c'era un ritorno anche dal punto di vista dell'IVA e quindi tutte queste cose hanno comportato la crescita anche di questo territorio che era stato abbandonato. Bene, adesso l'unico territorio che ha più o meno, non dico più o meno gli stessi voli d'estate come d'inverno, ma c'è un picco stagionale sopportabile, diciamo è Cagliari. Olbia ha un picco stagionale enorme e quel picco stagionale enorme di flussi di passeggeri gli consente di sopperire al basso traffico invernale. Alghero purtroppo invece, avendo perso quella linearità, il picco estivo non gli consente di ripianare il deficit nel periodo di morbida. Questo a noi ci deve far riflettere. La mobilità delle persone è totalmente cambiata, ci spostiamo in maniera diversa e noi dobbiamo modificare quindi le norme che sono date dalla continuità territoriale, che sono dei veri e propri diritti
costituzionalmente peraltro garantiti, anche a seguito della modifica dell'articolo della Costituzione. Bene, non si può, a nostro avviso, fare dei bandi unici. Abbiamo visto che neanche una compagnia, io la chiamo ancora compagnia di bandiera, ha partecipato, e questo non può accadere. Non è pensabile che una compagnia, in questo momento a totale capitale pubblico, non partecipi ad un bando. La gara si può perdere, ma non partecipare è reato per una compagnia di bandiera. Tu hai un dovere rispetto a quel territorio, rispetto ad un'isola, quindi tu puoi perdere la gara ma devi partecipare. Se la regione continua a fare bandi per singola tratta, potrebbe capitare che dove c'è traffico facciano dei ribassi pazzeschi, e dove invece non c'è traffico non siano sufficienti le risorse poste a gara. Tant'è vero, siamo dovuti intervenire successivamente. Quindi anche qui, siccome non è stato ancora detto, pongo delle novità, pongo delle domande, delle opinioni. Sarebbe opportuno mettere a gara una tratta profittevole con una meno profittevole. Solo così possiamo riuscire a risolvere questo problema. Abbiamo lo stesso problema sulla continuità territoriale marittima. Qui i bandi di gara vanno deserti, sia su quella con le isole minori, sia anche quella con la penisola. Quindi bisogna studiare un metodo diverso. Così noi, stando fermi e continuando a utilizzare la stessa medicina per una patologia che invece è diversa, noi facciamo sempre un danno. Quindi io sono molto contento che poi ITA non abbia abbandonato la Sardegna, che abbia partecipato al bando di gara, che lo sia aggiudicato, e vediamo se potrà restituire a questo territorio tutti quei servizi che per tanti anni sono andati via. Guardate, vi faccio un esempio. L'ENI quando mette a base d'asta la rete per la distribuzione dei carburanti nelle autostrade, nei propri punti vendita, mette come requisito premiale il fatto che quegli autobotti abbiano una vetustà che non può superare i 6 anni. Quindi chi ha un parco rotabile per trasporto carburante che sta sotto questa soglia ha del punteggio aggiuntivo. Per tanto tempo si è dato troppo peso al ribasso a base d'asta, è valso sino a poco tempo fa, insomma, il 60%. Con l'attuale giunta si è cambiato e si cambierà col prossimo bando registro e si darà più punteggio, più una premialità rispetto ai servizi. Cioè un call center che risponde dopo 10 minuti e che ti trova la soluzione al tuo problema, che ti trovi a Roma o a Milano e devi ritornare nella propria abitazione, ha un senso. Se il call center invece non risponde e non ti trova la soluzione al problema, e c'è un problema. Se il bando di gara prevede che sino all'ora prima del collo dell'aeromobile io posso cambiare il biglietto, questo è un servizio che deve essere dato. Quello dei barellati, non è pensabile che alcuni territori siano costretti a farsi 200 chilometri per poter viaggiare col proprio familiare. Non esiste. Ci devono essere dei posti, come dire, dedicati per chi all'ultimo momento ha la necessità di volare per questioni di salute. Queste cose ci saranno nel nuovo bando, ma perché non ci sono state sino ad oggi? Perché le garantiva la compagnia di bandiera e per molto tempo noi le davamo per scontate. Quando poi, insomma, le altre compagnie hanno iniziato a partecipare a vincere i bandi, tutti quei servizi che non erano previsti non li garantiscono. Caro Arnaldo, c'è un detto che dice che ognuno apprezza quello che ha al momento in cui lo perde. Adesso esattamente così. Quindi io invito nel prossimo bando di gara non soltanto a questi servizi, ma anche se si mette, come dire, tra i requisiti il fatto che gli aeromobili non possono avere oltre un certo numero di anni come vetustà degli aeromobili, e beh, anche quello è un servizio di qualità. E allora glielo chiediamo all'assessore. L'assessore Manca, buonasera. Cosa ne pensi di quello che ha detto Arnaldo Boeddu? Salve, buonasera. Intanto mi scuso se non vi ho potuto, insomma, seguire dall'inizio e se purtroppo non potevo, insomma, rimanere con voi collegata, perché sto rientrando da Torino perché ero all'ART per discutere un'altra annosa questione, insomma, invece della continuità territoriale per le isole minori. Quindi, insomma, mi scuso del fatto che di questo intervento spot che farò. No, sicuramente, allora, tutte le osservazioni che arrivano da parte dei sindacati sono sicuramente di nostro interesse. Abbiamo fatto infatti già dei tavoli e stiamo raccogliendo un po' quelli che sono i contributi di tutti gli stakeholder che poi a vario titolo usufruiscono della continuità o comunque, insomma, sono degli attori all'interno proprio del processo.
Molti spunti sono interessanti. Ovviamente bisogna poi partire dal principio che per noi come assessorato è fondamentale prima di tutto quello di garantire lo spostamento. Quindi diciamo che siamo stati ben contenti di vedere la risposta a quest'altro bando che abbiamo fatto, dove finalmente grazie a una procedura ordinaria che ha visto un incremento della base d'asta siamo riusciti ad affidare, insomma, dopo tempo il bando di Alghero con una procedura ordinaria così come questo territorio si merita. Ovviamente siamo intervenuti incrementando in maniera ingente le risorse. Un incremento che secondo me questo il territorio ovviamente non, in teoria non dovrebbe necessitarne, perché abbiamo comunque un contesto, quello del nord-ovest, dove abbiamo un polo come Alghero che è comunque una perla dal punto di vista turistico, abbiamo un capoluogo con un centro culturale importante, l'università, insomma tutto un mondo anche economico che gira intorno all'aeroporto di Alghero, che in teoria non dovrebbe necessitare di questo sforzo. Nella pratica però, come abbiamo visto, i bandi che sono stati fatti in precedenza sono andati deserti. Ovviamente, avendo avuto l'evidenza di questa appetibilità inferiore dell'aeroporto rispetto agli altri aeroporti sardi, benché noi insomma ne avevamo coscienza, ma ci serviva un'evidenza, fino a che non si è intervenuto in maniera decisa, la gara comunque non è stata affidata. Ad oggi, come diceva il signor Boedio, abbiamo appunto un bando che è sbilanciato verso l'offerta economica piuttosto che verso l'offerta tecnica. Sicuramente bisogna intervenire, interverremo controvertendo questo equilibrio, però insomma dobbiamo essere noi capaci di decidere su cosa puntare. Ovviamente il fatto che la compagnia aerea possa ad esempio garantire veramente quei collegamenti oltre quelli della continuità territoriale, questa alla fine fatemela passare insomma fra virgolette, in realtà il fatto di garantire quel collegamento è ormai una vera CT2, cosa di cui spesso insomma si parla facendo riferimento probabilmente a modelli che ormai sono in parte superati, sia perché i nuovi orientamenti della commissione sono arrivati nel 2014, si è sviluppato tutto un mondo del low cost che prima non c'era, quindi forse quello appunto della CT2 è un modello superato nel quale si può per il quale però si può intervenire in altra maniera. E comunque dobbiamo capire su cosa veramente vogliamo puntare, perché se veramente vogliamo che alcuni criteri premiali abbiano un peso, ovviamente non possono essere così tanti, altrimenti avremo comunque avremo tanti indicatori con un peso bassissimo, quindi sicuramente questo è un elemento su cui puntare, sicuramente anche quello appunto dei barellati, ma ad oggi per fortuna questa differenza di trattamenti nel territorio non esiste più, perché abbiamo che anche Aeroitalia comunque, cosa che veniva spesso fatto osservare alla compagnia, in realtà adesso insomma carica i barellati, quindi anche questo aspetto è stato superato. Insomma, ci sono una serie di aspetti su cui noi possiamo puntare progettando veramente quello che è un nuovo decreto ministeriale, ma tanti altri aspetti possono essere diciamo potenziati agendo sul bando e decidendo su che cosa realmente puntare. Ad esempio, non so se è già stato trattato ad oggi, mi scuso ancora, ma purtroppo non so, insomma, non ho seguito gli interventi precedenti. Ad oggi abbiamo che i voli che le compagnie mettono volontariamente in più rispetto a quelli che sono i minimi previsti dal decreto ministeriale, ad oggi non sono compensati. Questo cosa comporta? Che ovviamente una compagnia, prima di mettere un volo in più, che comunque risulterà tutta a sue spese, insomma, ci pensa bene fino all'ultimo, e anche noi lo scopriamo fino all'ultimo, anche perché quel 91%. Che determina l'aggiunta di un collegamento in più in realtà è su base giornaliera, quindi obiettivamente possiamo avere tutti i voli carichi, però avere un volo a metà giornata dove magari abbiamo 50 posti liberi e quel 91% non si verifica, però se il volo comunque fosse compensato sicuramente, oppure messo anche come elemento premiale all'interno del bando, sicuramente avremo un risultato migliore piuttosto che magari inserendolo all'interno del decreto ministeriale, dove ovviamente bisogna mantenere dei dati che poi obiettivamente si riesce a giustificare. Ecco, assessore, ma faccio l'ultima domanda che poi faccio rispondere anche agli altri ospiti. Ma non le sembra troppo questa distonia? Cioè che bisogna mettere dei
tanti soldi, non pochi soldi, tanti soldi per, diciamo così, non convincere, ma incentivare una compagnia aerea ad operare i voli da Alghero per Roma e Milano. Ma deve essere sempre così, oppure no, è il territorio che deve cambiare, cioè che deve risultare un attimino più attrattivo per queste compagnie, senza che noi ogni volta dobbiamo sborsare dei soldi e non pochi? No, sì, assolutamente, la sua osservazione è più che corretta. Allora, io in quanto assessore, in quanto amministrazione pubblica, diciamo che devo operare su due fronti. Nell'immediato per me è fondamentale garantire quello che è garantire lo spostamento ai residenti di quell'area della regione Sardegna. Quindi il nostro sforzo è, diciamo, orientato in quella direzione, cioè io non posso permettermi che parte dei miei residenti regionali non abbiano un collegamento efficiente ad un prezzo comunque diciamo così equo, e quindi ovviamente nell'immediato intervengo incrementando la base d'asta, perché appunto ho avuto l'evidenza del fatto che l'aeroporto non fosse così attrattivo come gli altri. Un incremento che poi, insomma, sì, può sembrare effettivamente stato molto forzato, molto elevato, ma vedo che le compagnie che hanno partecipato, una non ha partecipato, gli altre due hanno fatto ribassi che si aggirano intorno all'1-2,5%, quindi comunque sì, ribassi molto bassi. Quindi, insomma, il ribasso mi dice, l'osservatore, che poi non erano così tanti, altrimenti avrebbero fatto probabilmente ribassi più alti. Questo è quello che io, diciamo, per dovere devo fare nell'immediato. Nel lungo periodo ovviamente il territorio deve esprimere quella che è la sua domanda, perché ricordiamoci che dove c'è comunque una domanda, l'offerta di trasporto arriva. È un po' un cane che si morde, diciamo, che si morde la coda. Quindi ovviamente è un discorso dove i trasporti intervengono probabilmente alla fine, però è tutto il settore produttivo, quindi un discorso che noi faremo con tutti i miei colleghi di giunta per cercare di valorizzare quello che è un territorio, quindi ovviamente tutta la, insomma, le sue sfaccettature, dal mondo degli aspetti culturali agli aspetti industriali, quindi c'è un discorso da fare in maniera trasversale. Non è sicuramente, io adesso purtroppo mi vedo costretta a dover intervenire nell'immediato alzando la base d'asta, mi sono vista costretta, però nel lungo periodo, però ovviamente non darà risultati 6 mesi dopo un discorso del genere, nel lungo periodo bisogna intervenire in maniera strutturale affinché quel territorio raggiunga, insomma, una competitività simile a quella degli altri aeroporti regionali. Beh, adesso per un anno siamo tranquilli. Penso poi sì, siamo tranquilli. Noi ovviamente in realtà abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo bandito l'attuale bando, siamo già in parallelo lavorando al nuovo bando. Quindi, insomma, siamo tranquilli, fra virgolette, perché insomma siamo ben impegnati, come ho detto prima, negli incontri con gli stakeholder. Sappiamo che il bando deve essere pubblicato 6 mesi prima, che va concertato ovviamente col Ministero, perché ricordiamoci che poi il Ministero se lo porta, misto? Però insomma. Guardi, non credo, soprattutto perché allora noi, come abbiamo detto, abbiamo sicuramente quella da garantire un'infrastruttura forte verso quelli che sono gli aeroporti di Roma e di Milano. Infrastruttura perché noi, quindi, il servizio di continuità territoriale intendiamo come un'infrastruttura, un po' come le altre regioni hanno magari l'autostrada o la ferrovia, noi abbiamo quello per collegarci. E quello deve avere una, però sicuramente su altri collegamenti possono essere, diciamo, studiati in maniera integrata altri modelli che ormai risultano più attuali, quello ad esempio quello degli aiuti sociali, che se migliorati e se migliorati dal punto di vista proprio del funzionamento, che adesso è un po' me ne rendo conto, non è semplicissimo. Sia dal lato utente, sia dal lato amministrazione che lo deve gestire, e sia, diciamo, come ampliamento della platea. Noi l'abbiamo già allargata a tutti i residenti sardi, ma sicuramente è ancora migliorabile, magari appunto passando la soglia che dà accesso a questo vantaggio, magari cercando di concertare con le compagnie aeree quello che sarà magari non un rimborso ma uno sconto al momento dell'acquisto, un po' come avviene in Spagna, ma ricordiamoci che in Spagna avviene così perché si è supportati da un decreto regio che obbliga le compagnie che li operano appunto a fare uno sconto al momento dell'acquisto e non un rimborso, quindi tutta una serie di cose per cui questo strumento è sicuramente migliorabile, ma già da questa sperimentazione, insomma, abbiamo notato che ha delle potenzialità interessanti. Quindi si può pensare a un sistema
integrato, dove c'è una parte, come voi probabilmente spesso dite, più tradizionale, che è quella appunto del solito, della solita quinta territoriale verso quelli che sono i due aeroporti storici, e un sistema invece più nuovo, più originale, che è quello degli aiuti sociali, che ci permette di raggiungere una miriade di destinazioni che ormai nel tempo, prima avevamo, insomma, si andava tutti in alternativa a Bologna, a Napoli, insomma, le destinazioni erano quelle, ormai viaggiamo non soltanto all'interno dell'Italia, ma viaggiamo in tutta Europa, quindi per quello che penso che la CT2 di tanti anni fa, di più di 10 anni fa, si è ormai superata anche come destinazioni. Mi raccomando che ci sia anche Torino, perché per andare a vedere la Juve è sempre un problema. Guardi, sto rientrando adesso da Torino, quindi la capisco. Va bene. Va bene, assessore, le ringraziamo, la lasciamo. Ringrazio, esatto, non sono perdo l'aereo, devo aspettare domani. Grazie. Va bene, allora, vi ringrazio, grazie, buona serata. Allora, prima di passare la parola a Stefano, che ha aspettato all'ultimo, volevo fare intervenire Sandro. Sandro, cosa ne pensi di questo programmino futuro della prossima continuità territoriale? È in linea con quelle che sono le tue aspettative in base a quello che studi tu, oppure c'è ancora da cambiare qualcosa? Intanto non sappiamo nulla, cioè, nel senso, non si conoscono i parametri che stanno valutando in regione, e quindi mi riferisco anche a Giovanni Dore, che sicuramente sta facendo un lavoro egregio lì per supportarli. Io ho solo scritto alcune riflessioni dove ho fatto notare molte sfilacciature e molte distorsioni che non agevolano sicuramente sia la partecipazione dei vettori e sia il servizio fornito ai nostri residenti, diciamo ai passeggeri. Adesso che ho l'occasione anche di aver ascoltato in diretta Boedu, mi voglio rivolgere a lui per una cosa, perché io lo leggo spesso e lui si lamenta e reclama un'attenzione particolare ai barellati, ed è il più sfigato il barellato, perché è quello che ha bisogno di essere aiutato più di tutti, perché chiaramente se deve andare in un altro ospedale bisogna trasportarlo. Però in aggiunta a questo servizio, o in sostituzione, dandogli un servizio migliore, dagli studi che abbiamo fatto, che sono sempre disponibili a fornire, noi abbiamo avuto 2 anni fa, perché l'anno scorso non ci hanno ancora dato i dati aggiornati, comunque abbiamo avuto circa 200 trasporti. Se noi facciamo un calcolo che questi trasporti li dovessimo pagare attraverso un bando in estensione dell'elisoccorso, vale circa 4 milioni di euro, perché io ho chiesto anche le offerte. Allora, 4 milioni di euro per trasportare un barellato, che anziché portarlo a Milano e a Roma, che non è detto che sia quella la sua destinazione, perché se è Bologna cosa fai? Lo fa fare 202 km in ambulanza. Allora, se noi facciamo una cosa del genere, si tratta di fare una cosa di sensibilità e restituire dignità a chi è barellato, che è sicuramente quello che ha più bisogno di essere tutelato in quel momento. Allora, perché non fare un bando in estensione al 118, nella disponibilità del direttore del 118 e del primario, che dispone il trasferimento, e questo signore lo portiamo dove deve andare? Questo dico io. Quindi togliamo i barellati dai voli di linea. Il barellato non è un passeggero. Per la legge aeronautica non è un passeggero. E quindi va data dignità migliore, dandogli il servizio dai 3 aeroporti. Anzi, aggiungo, il barellato può decollare da Tortolì. Io spero che questo aiuti anche a fare una riflessione, poi quando vuoi, se vuoi, ti do tutti i numeri. Io ci tengo molto al sindacato, ho fatto 4 anni al sindacato, in direzione regionale, quindi ci tengo molto e so quanto è importante le vostre riflessioni. Però aiutateci, che alla regione pretendiamo di darci 4 milioni e i barellati li mandiamo dove ha deciso il 118, dove ha deciso il primario attraverso il 118. Non ci serve farli volare negli aerei di linea. Tra l'altro è sempre subordinato, all'ultima parola c'era sempre il comandante, lo sai quante volte li hanno lasciati a terra? Cioè, sei testimone tu di queste cose, non è che sei uno che è arrivato ieri. Ecco, se noi riusciamo a sensibilizzare questi, i nostri, diciamo,
diciamo amministratori, Barellato lo facciamo volare con un aereo aeroambulanza e va a Torino se deve andare a Torino, a Bologna se deve andare a Bologna e non a Roma e a Milano. E se deve partire da Tortolì, che sono 3 ore di ambulanza, lo facciamo partire dall'aeroporto di Tortolì. E questo è un servizio che la Sardegna, così come lo dà e fa, stanno, per lo sforzo che stanno facendo a tutti i passeggeri, dovrebbe darlo anche ai signori che purtroppo, per motivi di salute, devono ricorrere come Barellati a un trasporto aereo. Questo è per, diciamo, visto che oggi ho l'occasione di confrontarmi con un amico, perché oggi fare il sindacalista è diventato abbastanza complicato, non è una cosa semplice. E lo so perché lui conosce mio fratello, che è nella CISL, sono abbastanza impegnativi oggi questi ruoli. Quindi io mi auguro che si trovi questo. Poi le altre richieste, Fausto, che tu hai fatto e anche che ho sentito, il bando unico credo che non si possa neanche fare, penso, perché ho visto come concepito, penso che ci sia una resistenza a fare questo. E quindi bisognerebbe gestirlo un po' diversamente, forse magari l'avvocato Dore poi ci può dare, se c'è tempo, qualche minuto in più e ci illustrerà anche questa parte qui. L'aspetto invece di Alghero. Alghero non è attrattiva. Vi do un dato, chiaramente anche questo quando volete ve lo metto a disposizione. Allora, se io calcolo il coefficiente di interesse della residenti nel nord-ovest della Sardegna, quindi catchment area cosiddetta, cioè quel territorio che insiste intorno a, rispetto alla continuità territoriale, i residenti nel nord-ovest hanno un indice di 1,9. I residenti nel nord-est hanno un coefficiente di 3,8. Questo è un parametro trasportistico che usano i vettori. Cioè andare ad Alghero non conviene. Perché? Perché non c'è gente disposta a volare. Non c'è propensione a volare. Questo purtroppo immagino che vi sorprenderà, però questo Votiamo. È un calcolo che è stato fatto sui numeri che ci sono. Il nord-est c'ha 3,8 e quindi è un'economia molto più vivace e molto più frizzante. Ecco perché bisogna anche cercare le cause di perché Alghero oggi forse il titolo di Fausto è anche un po' azzeccato. Chiedo scusa Fausto per il tempo che ho rubato a tutti gli No, i tuoi sono spunti interessanti. Adesso diamo la parola a Stefano, poi facciamo un breve giro finale di chiusura perché sicuramente esploreremo i 10 minuti, ma non fa nulla, grazie Sandro. Stefano, tocca a te. Pronti. Tu hai la fortuna adesso di fare sintesi di tutto quello che è stato detto. Sì. Una domandina però te la faccio, puoi rispondere subito oppure dopo. Secondo te come si può conciliare il primato di Alghero in termini di presenze turistiche, perché noi abbiamo tante presenze turistiche, purtroppo con la debolezza strutturale evidente, oggettiva che ha il nord-ovest? Prego. Ma intanto Alghero rappresenta il 10% delle presenze turistiche di tutta la Sardegna e trovo spesso sconfortante sentir dire e parlare di debolezza di Alghero. Un singolo comune che pesa per il 10% di tutte le presenze turistiche di una regione non può certamente essere considerato come fanalino di coda. Evidentemente ci sono dei problemi che sono probabilmente strutturali, probabilmente di evoluzione, probabilmente anche politici. Da ex presidente di Confindustria potrebbe apparire strano che io dica che la miglior competitività dimostrata nella gestione dell'aeroporto di Alghero è stata quando l'aeroporto di Alghero era a totale controllo pubblico. Vedo che il controllo privato sostanzialmente, con dati di fatto, ci sta portando dei risultati che sono totalmente in flessione rispetto a quanto veniva fatto con una presenza a totale capitale pubblico. E ricordo che la cosiddetta debolezza del periodo invernale, in realtà con la lungimiranza della scelta con Ryanair, ad esempio, portava il territorio non solo di Alghero, ma anche di Stintino, ma anche di Castelsardo, anche di Bosa, anche di Oristano, anche di Nuoro e in alcuni casi anche della zona di Olbia, ad avere una sostanziale riscontro già a fine febbraio e primi di marzo, e non solo con i collegamenti con l'Inghilterra,
ma anche con i primi collegamenti che prima non si erano mai visti in Sardegna, ad esempio con di linea con il Belgio, ad esempio con più collegamenti invernali con la Germania. E lì sono venuti meno tutti gli alibi, tutte le scuse che ci raccontava Mamma d'Italia, che appunto non c'era competitività nel prezzo da applicare d'inverno su una destinazione come Alghero, da non Francoforte, non da Londra, non da Barcellona, ma da Roma e da Milano. Ricordo che noi pagavamo la cosiddetta Super Pax andata e ritorno nel 99, 700.000 lire. La Super Pax era il prezzo più vantaggioso possibile che dovevi prenotare mesi prima. Quindi nel fare memoria dobbiamo ricordarci che Alghero ha subito delle scelte spesso politiche scellerate che hanno condotto ad una come dire, consegna di questa struttura fondamentale, e io lo dico dando piena accezione alla parola fondamentale, non come spesso qualcun altro la utilizza per banalizzare evidentemente il concetto. Noi ci siamo trovati con un collegamento importante con il nord Sardegna, con il nord Europa, Scandinavia, Germania ad esempio, che piano piano è stato sostanzialmente banalizzato, se non quasi cancellato, da chi oggi controlla gli aeroporti di Alghero e Olbia, a beneficio dell'aeroporto di Olbia. Alghero però è cresciuta con i collegamenti verso i paesi dell'est, dove Wizz Air fa da padrona con collegamenti plurimi su Bulgaria, Ungheria, Polonia e via discorrendo. Un tipo di turismo quindi che ha una capacità di spesa media decisamente inferiore a quella del nord Europa, e che sta connotando la città di Alghero come una destinazione non di livello medio-alto, ma di livello medio, non medio-basso, di livello medio, perché poi ci sono comunque alcuni collegamenti con diverse regioni italiane, alcuni collegamenti con alcuni paesi europei, chiaramente collegamenti bisettimanali e trisettimanali, non di più, ci mancherebbe. E l'idea di presentare la Summer e dicendo che ci sono 14 nuove rotte nel sistema aeroportuale del nord Sardegna, quindi Alghero e Olbia, e di queste 14 rotte, 13 nuove rotte, 13 sono su Olbia e una su Alghero, e quella su Alghero è Francoforte, che è stata per 20 anni collegata con Alghero, solo l'anno prima non è stata collegata, quindi quest'anno è collegata, quindi è nuova. E, a chi cerca di capire e di studiare fa venire più di una preoccupazione, intanto per una sorta di presa in giro istituzionale nei confronti del territorio quando si fa una comunicazione di questo genere, per non parlare diciamo di altre considerazioni che sono state fatte nel recente passato proprio su Ryanair, che doveva essere mandata via, doveva essere bastonata, che doveva essere sostituita da tante altre compagnie che poi sono miseramente fallite, e quelli che volevano far andare via Ryanair poi dicevano a noi, imprenditori turistici, che forse Ryanair era l'unica soluzione per Alghero. Quindi alla fine credo che la cosa migliore per Alghero sia di ritornare ad essere governata da un capitale totalmente in mano al pubblico, e di poter anche lavorare per far sì che la continuità territoriale non sia solo un peso per la Sardegna, perché politicamente vorrei ricordare che le compagnie aeree che si presentano alle varie aste e bandi che vengono pubblicati fanno concentrare e ci fanno concentrare tutti sulle esigenze assolutamente determinate e importanti invernali, ma non ci fanno assolutamente, vedere il vero interesse che dovrebbe esserci, che è quello per loro estivo. D'estate non è che questi viaggiano con i turisti a una tariffa calmierata, ad una tariffa controllata, fanno chiaramente quello che ne hanno voglia, e lo abbiamo visto ripetutamente nel corso di questi ultimi anni. Allora, se noi non abbiamo come Sardegna la capacità di incidere nei confronti del sistema aeroportuale, il sistema delle compagnie aeree sulla Sardegna, credo che sia giunto il momento di iniziare a chiedere con forza un coinvolgimento del governo, un coinvolgimento dello Stato, perché appunto non si può sentire che la Francia imponga un onere di servizio su Lourdes,
non si può sentire. E noi sardi che sentiamo raccontarci la storia, che ci sono le regole dell'Unione Europea sui collegamenti particolari che non possono essere fatti perché dopo tot anni non sono più novità, ma sono, sono dei collegamenti oramai consolidati. La Sardegna è un'isola e deve essere collegata continuamente, costantemente, non solo con Roma e con Milano, ma con tutta l'Italia e con tutta l'Europa. Quindi continuare con l'idea di doverci ogni volta rabattare sulle scelte che noi potremo fare, sull'impostazione dei bandi, sul lavoro mostruoso che viene fatto dagli assessori di turno e dal gruppo tecnico che li supporta, è anche ingeneroso, perché poi loro si prendono anche, fra virgolette, la colpa di un eventuale insuccesso, di un qualcosa che è andato male, e questo non può esistere. Ripeto, la Sardegna non può caricarsi da sola un sistema come la continuità territoriale, che oggi, così com'è, abbiamo visto e abbiamo sentito, non può continuare ad essere. E Alghero deve tornare in mano al pubblico, perché il privato che ha gestito fino adesso l'aeroporto di Alghero ci sta dimostrando con i fatti che c'è una flessione che non può essere raccontata perché Alghero non è attrattiva. Certo, il bacino di utenza è diverso, certo, le capacità di offerta sono diverse, ma ripeto, il comune di Alghero, solo comune di Alghero, pesa il 10% delle presenze turistiche, e questa cosa non può essere, come dire, considerata come se fosse un bicchiere d'acqua liscia tenuta da parte. È una cosa fondamentale, e quindi l'aeroporto di Alghero deve essere messo in condizione di essere gestito da soggetti che hanno la capacità di guardare con lungimiranza a collegamenti invernali, non solo estivi, verso tutta l'Europa, così come abbiamo avuto non 50 anni fa o 60 anni fa, ma come avanti ieri. Concluso. Ok, onorevole De Ida, che cosa risponde a Brano? Ho bisogno di un po' di tempo perché dovrei rispondere prima che a Lubrano, ma dovrei rispondere a fare un po' di tornare nel passato e dire anche all'assessore, ma anche al dottor Dora e all'avvocato Dora, che questo bando di proroga è stato un po' sfortunato, perché anche a Boedu, all'amico Boedu, uno, che ITA non è obbligata a partecipare a nessun bando, anche se si spendono soldi pubblici, ma è nata 3 anni fa con l'impegno che non dovesse avere più perdite eccessive come era l'Italia. Quindi se gli amministratori ritengono che quella rotta gli comporti grosse perdite, poi è nata proprio con l'auspicio che non faccia come l'Italia, perché poi io vi ricordo sempre come a scapito anche ai dipendenti la gente si lamentasse quanto perdeva l'Italia, poi quando l'Italia purtroppo ha chiuso, poi ci siamo ritrovati senza niente. E non è che siamo obbligati. Poi ITA ha partecipato, perché poi io voglio ricordare che 3 anni fa, ITA compie 3 anni proprio oggi, 3 anni di vita operativa. Ha funzionato bene perché è stata gestita in maniera oculata, ma io vorrei ricordare che quando ha partecipato 2 anni fa, mi pare, al bando della regione Sardegna, fu esclusa perché non aveva in dotazione il numero sufficiente di aerei quanto richiedeva, per esempio, la continuità da Cagliari. In questo caso invece non è stato considerato quell'elemento, tant'è che la stessa ITA, detto fra di noi, c'è delle perplessità comunque su come ho espresso anch'io le mie perplessità sul fatto che ci sono stati dei comportamenti difformi da quello che era, come era stata trattata una compagnia rispetto a un'altra, ma quelle sono scelte politiche, anche sul valutare gli eccessi di ribasso, comunque un 85%, comunque così, suscita più di una perplessità, però così è andata, per carità, non ci lamentiamo, però diciamo che chiedere alle compagnie quanti aerei hanno in dotazione forse bisognava, non è che era un requisito, ma in passato è stato un requisito utilizzato. Ma su Alghero, io continuo a dire che Alghero io non lo considero di serie B, non lo considero, come ho detto all'inizio, che ha bisogno di assistenzialismo, semplicemente è in una posizione geografica e ci sono delle condizioni strutturali, non che Alghero città ha delle carenze, ma il nord-ovest si deve
si deve dotare di infrastrutture che oggi le compagnie, per esempio, ne tengono conto. Come ha detto prima professor Usai, cioè ci sono degli indici che le compagnie tengono conto, soprattutto le compagnie che non sono di bandiera o compagnie che ti chiedono, per esempio, un maggior coinvolgimento di tutto il territorio, non Alghero. Cioè il turismo congressuale, quando non è d'estate, si tiene conto, ci sono delle strutture che possono accogliere del turismo congressuale di grossi numeri. Questa è una questione. Anche sulla compagnia di gestione, io per esempio anche su Cagliari c'era un volo programmato su Dubai, un collegamento su Dubai, a un certo punto la compagnia ha preferito Olbia perché ha visto che in quel territorio Olbia era più conosciuta che Cagliari, è stata una scelta commerciale, quindi le compagnie non è che hanno una simpatia sul soggetto di gestione rispetto a un altro, tengono conto dei fattori di riempimento dei posti e quanto un volo può essere profittevole o meno. Su questo Alghero, io ho sempre detto, ha una sua specificità, non bisogna trattarlo come tutti gli altri aeroporti, ma ha bisogno per esempio di essere, come in questo caso, incentivato perché dista di più da Roma e Milano rispetto a Cagliari e a Olbia, e infatti ha funzionato mettendo una dotazione maggiore. ITA è stata ben felice come Volotea a partecipare, perché ovviamente ci sono dei costi da coprire che come commissione, per esempio anche come governo, stiamo lavorando, come la famosa addizionale comunale d'imbarco, stiamo lavorando per ridurla, cioè non toglierla del tutto, perché dei fondi sono necessari, per esempio il fondo di previdenza piloti o degli assistenti, però da 6,50 non sarebbe male portarla a 3,50 e non permettere ulteriori aumenti, quindi stiamo lavorando per calmierare dei costi. Poi sul fatto che stiamo lavorando in Europa, per esempio, per prevedere che comunque determinate distinzioni fra, per esempio, residenti e non residenti non siano così impattanti, perché per esempio un problema che abbiamo posto è quello dei, per esempio, lavoratori, per esempio anche della pubblica sicurezza, perché le questure, per esempio, hanno un fondo annuale che in questo caso, in molti casi, finiscono oramai in 6 mesi. E soprattutto anche lavoratori, medici, studenti, insomma, non possono venire in Sardegna con dei prezzi. Ovviamente una richiesta che l'Europa ha accordato, noi cominceremo anche in commissione, stiamo rivedendo il regolamento sui diritti dei passeggeri. Ovviamente di pari passo con l'Europa noi porteremo avanti i lavori della Commissione, per esempio una norma che vogliamo introdurre è l'eliminazione, quella dell'overbooking per le destinazioni da e per le isole, perché è abbastanza odioso che questo sistema che le compagnie aeree hanno sull'overbooking, quando uno poi arriva in aeroporto e si ritrova, insomma, per l'isola è un po' difficile. Però io sul nord-ovest io vorrei promuovere anche un incontro ad Alghero, l'ho proposto anche dagli albergatori, invitare le compagnie proprio per parlare col sistema turistico, per analizzare quali sono, quindi fare ad Alghero un summit proprio con le compagnie e tutti i soggetti turistici, anche turistici e le istituzioni, proprio per analizzare quali sono i problemi e le esigenze delle compagnie, perché oggi se continuiamo a pensare che le compagnie rispondono, cioè, dobbiamo venire incontro alle esigenze delle compagnie, ovviamente i limiti del possibile, ricordando e mettendo anche in condizione le istituzioni, ricordando che c'è un servizio essenziale. Però si diceva che appunto Ryanair scappa dalla Sardegna, non è scappata, si diceva che le compagnie scappavano dalla Sardegna, non sono scappate. ITA ha fatto un ragionamento anche intelligente, io ho detto che è un'opportunità per Alghero, perché quel sistema ITA garantisce che il biglietto unico non solo per Roma e Milano, ma poi la continuità territoriale con altri, è un servizio in più, e io ho sentito molti passeggeri che comunque gradiscono quel servizio, perché poi devono proseguire su altre mete. Quando lo facciamo questo summit, onorevole? Guardi, è da organizzare, a me mi fa piacere, sto sentendo le compagnie, quindi organizzare anche, ne devo parlare anche col sindaco di Alghero, ma dico anche del nord-ovest, riunirle proprio ad Alghero e fare una riunione proprio per vedere quali sono le esigenze. Quindi ben felice di organizzarlo, adesso tutto sta nei tempi. Posso fare una battuta? Posso fare una battuta? Sì. Stefano so che l'idea da Amati. Ha detto devo incontrare il sindaco di Alghero o i sindaci di Alghero. No, l'ho incontrato, molto simpatico il signor Cacciotto, l'ho incontrato con il mio amico, anche l'ex sindaco di Alghero Conucci,
Cioè, però io ho capito la battuta da... All'Alghero è molto frizzante l'area politica, cioè, ho notato. Sì. Mi sta arrivando un'altra querela per un articolo che ho fatto da poco sui sindaci. Vabbè, comunque, battute a parte. Allora, io adesso vi chiamo tutti quanti in qui nella... Dove siete? Non ci siete. Allora, stavo dicendo, siamo arrivati alla chiusura. Che dire? Io credo che questa puntata sia andata, insomma, abbastanza bene. Adesso vi dico una cosa: quando chiudiamo la diretta, non chiudete il collegamento finché non ve lo dico io, perché stiamo registrando anche in locale. La puntata poi verrà spezzettata con tutti i vostri interventi, verranno fatti dei reel, delle storie, insomma, verrà fatto un po' di battage per promuoverla in, anche quando, insomma, al di fuori della diretta. Qui abbiamo un problemino, perché io non riesco ad aggiungervi, non ho capito perché. Oh, non lo so. Comunque, a questo punto ci salutiamo così. Io ringrazio Umberto Borlotti, ringrazio Arnaldo Boeddu, ringrazio il dottor Dore, ringrazio il mio amico fraterno Sandro Usai per averci dato i suoi spunti, ringrazio l'onorevole che è rimasto qua in video e ringrazio Stefano Lubrano, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Politicamente, che ve l'annuncio già, parleremo del campo boe che è previsto nel parco di Porto Conte, che sta suscitando in città abbastanza clamore. Grazie a tutti, buonanotte.